Benvenuti a Termos, Territorio, Movimenti, Storie, il nuovo programma di History Lab che si occupa della storia del territorio e del rapporto che l'uomo ha avuto con il territorio. Oggi ci occupiamo in modo particolare di miniere, di attività minerarie ad Arzo e per questo diamo il benvenuto ai nostri ospiti in studio, Emanuele Armani. Grazie. Presidente dell'associazione La Miniera di Arzo e Tommaso Beltrami, socio della stessa associazione. Ad Arzo, verso la fine dell'Ottocento, comincia a svilupparsi un'attività estrattiva legata alla barite, un minerale che si trovava in quella zona. Ecco, di lì in avanti la comunità si avvicina a questo tipo di sfruttamento del territorio, cambiano dei paradigmi e cambiano i modelli di sviluppo della comunità. Emanuele, quando la vostra associazione si è avvicinata a questi temi, ha cominciato ad occuparsene, con quali scopi e con quali finalità? Ma allora, intanto bisogna dire che questa è una storia di vite, di persone. Noi ci siamo occupati, in particolare l'Associazione La Miniera, dal 2011 si occupa di questo tema, però quest'anno è il decimo anno di attività perché il progetto è nato inizialmente dalla Proloco. Infatti Tommaso è anche appunto socio e consigliere della Proloco. È nato perché ci sembrava importante valorizzare una parte di storia della propria comunità che era peculiare per quanto riguarda la Valle del Chiese. Cosa facciamo? Raccogliamo testimonianze, raccogliamo storie di vita, facciamo visite guidate, vogliamo far riscoprire questa parte di storia che è rimasta congelata, perché 1894 sono nate le miniere, 2009 si è chiusa l'ultima miniera e nella comunità si era formato come una specie di congelamento, una storia che esisteva, era palpabile, nel senso che in paese tutti sapevano della storia, però non eravamo andati a prenderla in mano. Oggi possiamo dire che questo tema è riconosciuto molto, le persone lo riconoscono, non c'è visita guidata che non si ferma un paesano per dire io c'ero, io ho fatto, e questo diventa, come dire, un elemento fondamentale per la propria storia, per la propria comunità, riconoscere la propria storia. Non una storia statica, ma una storia dinamica, nel senso che quello che noi ci piace non è quello di fare la retorica, comunque la mera storia statica, ma una storia che si può trasformare. La lavorazione della barite comincia negli ultimi anni dell'Ottocento, se non sbaglio proprio nel 1894. Ecco, ma prima come si viveva nella comunità di Arzo e nella valle? Sì, appunto la prima lavorazione, la scoperta del giacimento minerario in barite a Marigole, sopra l'abitato di Arzo, risale al 1894. Diciamo che questo è un evento particolare e strano per la comunità di Arzo. Questa si trovava all'interno del Trentino meridionale, sicuramente la periferia del Trentino, e il Trentino a sua volta era la periferia di quello che era loro l'impero austro-ungarico, legato sicuramente a un'economia di sussistenza, legata all'agricoltura, pastorizia, attività artigianali minime. E tutto d'un tratto un bresciano viene a scoprire nel 1894, questo cercava, a dire la verità, ferro, viene a scoprire questa barite, e da lì nasce un mondo, nasce tutta l'epopea mineraria che fino ad arrivare al 2009, ma fino ai suoi, ci sono anche delle conseguenze anche tuttora, ha portato allo sviluppo della storia mineraria di Arzo, diciamo. Quindi una valle legata all'agricoltura, evidentemente legata anche all'emigrazione, allo sfruttamento del territorio secondo i modelli tradizionali. Ecco, ma prima del 1894 andiamo a vedere come si viveva ad Arzo. Prima dell'arrivo delle miniere, la vita di Arzo non deve essere stata molto diversa da quella di tutti i villaggi che costellavano e che costellano la montagna e le vallate trentine. E lo vediamo a partire fin dagli statuti del 1400, era una vita
regolata da precise norme stabilite dalla comunità, per cui il rispetto per il patrimonio comune, il rispetto per i campi e i prati dove si coltivavano, dove si coltivava il frumento, dove si coltivava la canapa, e il rispetto per i pascoli dove si mandava il bestiame d'estate. Il bestiame era mantenuto nelle stalle, pochi capi a testa, però tutti avevano almeno due o tre capi, non c'erano le concentrazioni che ci sono oggi. E la stalla diventava il luogo per il filò, quindi per il luogo di incontro della gente la sera per conversare. La taverna era l'osteria, era l'osteria comunale, che poi è diventata l'osteria le osterie dei privati, acquisite dai privati, ed erano anche questi i luoghi d'incontro. La piazza diventava il luogo, o il sagrato della chiesa, il luogo in cui i capi famiglia si incontravano per darsi le regole la domenica dopo la messa. È un evento epocale? Probabilmente sì, nel senso che la civiltà contadina continua, però è anche vero che arriva nella nostra valle, che era al confine con l'impero, fra l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia, arrivano i cercatori di ferro. Non a caso sono bresciani. Nella provincia di Brescia la tradizione delle miniere di ferro è secolare, millenaria. Pensano di trovare il ferro sulla montagna di Darzo e invece trovano la barite, solfato di bario, che è un minerale che serve poi per allora in particolare per i colorifici, e parte a Darzo la febbre della barite. Accanto alla prima ditta Corna Pellegrini, così si chiamava il primo scopritore della barite, una volta scoperto che si potevano, o si cercava di fare i soldi con questo minerale, si lanciano nella ricerca della barite parecchi imprenditori, anche locali. Gli unici che hanno fortuna in realtà sono lombardi, e sono tre. Accanto a Corna Pellegrini arriva nei primi anni del Novecento Maffei della Val Sassina, e poi sarà seguito da Cima di Milano. Questi tre scavano la montagna di Darzo con miniere di grande rilevanza. Val Cornera della Maffei, per dire, è una delle più grandi d'Europa per decenni, e queste riescono a dare occupazione a centinaia di persone e a generazioni di operai minatori. Si va in fabbrica e si va in miniera, ma si rimane anche nella campagna. Darzo ha una campagna ampia, Darzo ha delle malghe, e queste continuano ad essere utilizzate dalle donne, dalle persone anziane e anche da chi resta contadino, evidentemente. Il movimento millenario del contadino, quindi campagna d'estate, montagna d'estate, malghe, mucche e maiali e capre e tutto il bestiame, rimane naturalmente come attività, se vogliamo, secondaria. Come diventa secondaria l'emigrazione, nel senso che l'emigrazione continua
evidentemente non è che si blocca tutto con l'arrivo delle miniere, però sia la campagna che l'emigrazione diventano, diciamo così, attività secondarie rispetto a quello che erano invece fino al 1894. Giuliano Beltrami, che abbiamo appena visto nel contributo video, ci ha spiegato quali erano le modalità di sviluppo del territorio un tempo, circa 100 anni fa, e poi come si arriva allo sfruttamento delle miniere. I capitali, Emanuele, da dove arrivano? Quali sono le famiglie che si interessano al vostro territorio? E come si sviluppa questo momento di grande cambiamento? Beh, intanto va detto che la scoperta della barite è stata una scoperta quasi casuale, nel senso che hanno trovato queste pietre di barite sulla montagna, quindi non c'era una grande intenzionalità su questo. Però scoprono questa barite che ha una particolarità molto, molto pregiata perché è molto bianca. Quindi arriva il primo imprenditore, arriva Lombardo, arriva già una famiglia che cavava barite perché lavorava appunto minerale ferroso. Di solito dove c'è il minerale ferroso c'è anche la barite. Questa famiglia che aveva un capostipite, Giacomo Corna Pellegrini, è arrivata e ha trovato, diciamo, il giacimento che tecnicamente dovrebbe essere stato quello più corposo, diciamo. Successivamente, gli anni successivi, quindi 1894 trovano la barite, gli anni successivi, circa 1905, arriva un altro imprenditore, sempre che utilizzava la barite, quindi produceva e macinava barite, che appunto trova un altro giacimento vicino alla località in cui l'aveva trovato l'altro imprenditore. Quindi si sparge la voce e qualche anno dopo arriva un altro imprenditore, anch'esso minerario, milanese questo, sempre evidentemente lombardo, che si chiama Felice Cima, e trova un altro giacimento attiguo al primo giacimento, quello della Giacomo Corna Pellegrini. Quando arrivano questi imprenditori, evidentemente per il paese è uno scombussolamento. Cosa cercheranno? Cosa vuoi che se ne facciano di questo minerale? E qui inizia questa nuova evoluzione, questa nuova trasformazione del territorio, ma non solo una trasformazione culturale. E imprenditori che nella mente delle persone che hanno lavorato e hanno contribuito, perché evidentemente non è stata soltanto l'azienda che è venuta, ma c'è stato anche un contesto che ha favorito questo sviluppo, hanno un ricordo molto paternale, mi viene da dire, cioè loro hanno un ricordo dei fondatori affettivamente molto forte, cioè tu senti parlare del Barba Maffei o del Corna Pellegrini come delle persone, dei salvatori. Diverso è stata l'evoluzione di questa idea rispetto a loro dei discendenti da parte appunto delle persone che hanno lavorato. Però appunto è stata molto, molto forte questa cosa. Io la racconto così perché, sentendo parlare proprio le persone che abbiamo intervistato, con cui abbiamo raccolto le informazioni, te la senti proprio sulla pelle questa loro sensazione, questa loro anche devozione. Poi mio papà ha lavorato 40 anni per la Maffei, mio nonno è stato uno dei primi lavoratori all'interno dello stabilimento della Maffei, che è stato costruito ad Arzo nel 1924, quindi potete immaginare che comunque io, non avendo lavorato mai direttamente per le aziende, però ce l'abbiamo un po' nel sangue. D'Arzo e i suoi dintorni sono una zona ricca di filoni di barite, abbastanza ricca da suscitare l'interessamento e l'attenzione di questa famiglia di imprenditori. Ma perché la barite in Trentino e perché è presente in queste aree? Ma diciamo che la barite ad Arzo è presente in un giacimento che è isolato, è presente solo ad Arzo. Va un po' capito appunto perché è arrivata lì. Diciamo che milioni e milioni di anni fa nella nostra zona si è creata una sorta di zolla di porfido, una roccia ignea, cioè una sorta di vulcano, ha eruttato questi magmi bollenti che sono andati a raffreddarsi all'esterno, una zolla di porfido. Questa zolla nel raffreddarsi si è contratta
e ha permesso, contraendosi, si è spaccata e frastagliata e ha permesso al suo interno, all'interno di queste fratture, di fare entrare delle acque in cui erano disciolti questo materiale, la barite. Questo materiale si è depositato e ha creato i filoni attuali, quelli che sono poi stati oggetto di coltivazione. Il giacimento si colloca appunto sopra l'abitato di Darzo, a circa una quota di 1000 metri, per una bella distribuzione di materiale. Lo dicono spesso, è una distribuzione fatta a cuore, il centro del cuore di questo appunto giacimento è Marigole, che infatti è stata anche la miniera più longeva, è stata aperta dal 1894 fino al 2009. E diverse modalità di coltivazione tra le gallerie, diversi problemi anche nel fare le gallerie, crolli, cioè la tecnologia per farle stare in piedi. E certo, andare a recuperare la barite da questi filoni ha rappresentato storicamente una sfida, quella di cavare il minerale dalla montagna. E grazie anche alla vostra collaborazione abbiamo raccolto la testimonianza di Gian Vittorio Tanghetti, imprenditore minerario, che nella zona di Darzo ha realizzato per anni e sta ancora realizzando queste attività. Andiamo quindi a vedere come si lavora dentro queste gallerie e quante difficoltà ci sono. L'inizio dell'attività mineraria nella miniera di Marigole è casuale, come sempre accade in queste situazioni. In cima a una montagna, lontana dal paese, qualcuno rintraccia una roccia bianca, la mostra a qualcuno che conosce i minerali e da lì nasce l'idea di iniziare questa coltivazione, che nei primi tempi si svolge necessariamente in superficie con delle piccole trincee, perché ancora non è la cosa dalla fine dell'Ottocento, ancora non ci sono le attrezzature adatte per fare dei lavori più impegnativi. Quindi piccole trincee, lavoro tutto manuale, il minerale dalla testa della montagna scende a valle a mezzo di slitte. E successivamente nei decenni appena dopo viene realizzata una teleferica rudimentale che abbassa il minerale nell'abitato di Darzo. Esauriti i lavori in superficie, i più semplici da attuare, e necessariamente si passa in sottosuolo, realizzando delle piccole aperture a mezza costa, sempre lungo filone, o attraversando dei brevi tratti di roccia sterile per raggiungere il filone che si trova all'interno. La barite che qui appare è particolarmente, il Marigole è particolarmente bianca, è un grosso pregio quello, perché viene utilizzata per realizzare manufatti di colore chiaro e bianco, e quindi necessariamente la materia prima
la base deve essere bianca. Lo scavo della galleria era realizzato manualmente. Per abbattere la roccia era necessario eseguire dei fori nella roccia, nella barita o nella roccia sterile, eseguire dei fori che poi caricati con l'esplosivo rappresentavano la volata che realizzava l'abbattimento del minerale. Questi fori, mancando completamente qualsiasi meccanizzazione, erano realizzati a mano. C'era una persona che teneva il ferro da mina, il fioretto, e un'altra persona che batteva con la mazza su questo fioretto. Era un'operazione particolarmente faticosa, soprattutto per chi doveva usare la mazza. E un pochettino, diciamo, poteva essere pericolosa per chi teneva il fioretto, perché mai poteva ricevere anche qualche colpo errato, no? Questo sistema di abbattimento è durato fino agli anni 45-50, con l'avvento poi dell'installazione delle attrezzature, dei motocompressori, degli elettrocompressori, è stato possibile eseguire queste operazioni particolarmente faticose, sostituirle con dei martelli perforatori che, azionati dall'aria compressa, realizzavano questi fori a completamento della volata per l'abbattimento del minerale. L'operazione di perforazione dei fori da mina, eseguita con un sistema a secco, produceva parecchia polvere che necessariamente veniva ovviamente inalata dagli operatori. Fortunatamente, dopo poco tempo, è stata introdotta la perforazione ad acqua, che univa all'effetto rotatorio del perforatore anche un'iniezione di acqua che abbatteva le polveri e rendeva l'ambiente più salubre. La situazione della miniera di Marigola aveva una particolarità di essere molto fratturata, e quindi le coltivazioni che si susseguite nel tempo avevano accentuato questa fratturazione, rendendo la coltivazione più difficoltosa e anche più pericolosa. Cioè, era necessario continuare ad armare con armature in legno la calotta per consentire un sicuro transito degli operatori.
Negli anni 70, per ovviare a questa situazione che aveva ormai reso particolarmente complicato e molto, anche molto oneroso la coltivazione del minerale, si è individuato un metodo innovativo già adottato in alcune miniere italiane, che consisteva nel sostituire al minerale estratto, sostituire del calcestruzzo. Quindi si realizzavano delle gallerie che potevano poi avere delle ramificazioni laterali fino a raggiungere i limiti anche laterali della mineralizzazione. Man mano che si realizzavano queste ramificazioni, una volta completato l'asporto della barite, si introduceva del calcestruzzo, un calcestruzzo magro che aveva la funzione di ricompattare, di ripristinare la situazione originale della galleria, in modo che la parte sovrastante diveniva stabile e non creava più pericoli nei lavori sottostanti. Oltretutto rendeva anche possibile ampliare le dimensioni delle gallerie di coltivazione, perché avendo un soffitto di calcestruzzo era possibile introdurre dei macchinari più versatili, non legati al binario, quindi a una sezione molto limitata, ma potevano con le pale gommate che poi entravano in galleria, era possibile appunto avere sezioni intorno ai 12 metri quadri, raggiungere luoghi che col binario erano più di difficile accessibilità. Possiamo vedere una situazione cui si faceva riferimento prima a proposito della ripiena cementata. Ci troviamo in un cantiere, nell'ultimo cantiere di coltivazione, l'ultimo cantiere di coltivazione della miniera, e in calotta notiamo il calcestruzzo che abbiamo introdotto nella fase precedente, quando al posto del calcestruzzo c'era la barite che noi abbiamo asportato e sostituito con questo calcestruzzo magro. È sicuramente faticoso, difficoltoso, perché si svolge in un ambiente umido, oscuro, innaturale. Però i minatori che per alcuni anni svolgono questo lavoro si affezionano a questo tipo di attività. Tutti i minatori che io ho conosciuto hanno sempre dimostrato questa grande passione per il lavoro che facevano, perché è molto vario, ogni giorno si vede qualcosa di nuovo, perché le persone che realizzano in un giorno una volata per abbattere il minerale hanno sempre l'ansia di ritornare e vedere qual è il risultato che hanno ottenuto. Ovviamente la speranza è sempre quella di trovare del buon minerale, di aver fatto un ottimo sfondo, è un aspetto che è comune a tutti i minatori. Difficilmente si trovavano minatori che chiedevano di andare all'esterno a lavorare, preferivano sempre rimanere all'interno e eseguire il lavoro che per anni avevano fatto. Queste che abbiamo visto sono le attività dentro la montagna, dentro la galleria, ma che cosa accadeva a valle, fuori dai tunnel? Esisteva un mondo che coinvolgeva le popolazioni, le persone della valle rispetto a questo. Quali erano le mansioni? Diciamo che inizialmente la barite veniva lavorata non nel paese d'Arzo, questo si parla dei primi decenni del Novecento, veniva lavorata non ad Arzo,
successivamente pian piano anche tutte le infrastrutture esterne per la lavorazione della barite si sono man mano sviluppate. E era perciò necessario creare personale qualificato che facesse per esempio funzionare la teleferica per portare il materiale a valle, che a valle sapesse macinare questa barite, quindi tutto il comparto dei mugnai. Era necessario che questi impianti venissero continuamente manutentati e implementati, quindi si vengono a formare figure che non erano mai esistite nel Trentino legato al mondo contadino, vengono a formarsi elettricisti, impiantisti, falegnami, tutte persone che portano, diciamo, possiamo dire, rubano alle imprese minerarie un sacco di conoscenze e che dopo riverseranno sul territorio in una maniera legata, diciamo, all'indotto, creeranno molto indotto queste attività. Un'attività che coinvolgeva senza dubbio tutto il territorio. C'erano anche, Emanuele, delle specializzazioni, delle mansioni particolarmente legate al comparto del lavoro femminile? Certamente, erano le cernitrici che avevano un ruolo fondamentale. Va detto che è stato uno dei primi impieghi dal punto di vista del settore appunto femminile all'interno dell'industria, perché la cernita era esclusivamente dedicata alle donne, quindi loro dovevano selezionare il minerale in base al colore e quindi classificarlo. Era un lavoro durissimo, era un lavoro molto difficile, un lavoro però che anche per loro è stato un riscatto sociale, con delle chiaramente situazioni abbastanza particolari, nel senso che avevano delle condizioni di lavoro più disagiate, sicuramente c'era anche una disparità economica, per esempio, di stipendio. E una cosa interessante è che nella valutazione dell'assunzione della cernitrice si valutava anche i loro possedimenti. Ci sono state cernitrici che abbiamo intervistato che ci hanno raccontato che nel momento in cui c'era un bisogno di un'altra famiglia, lasciavano a casa alcune cernitrici che magari avevano dei prati e quindi loro potevano anche andare a lavorare nei loro prati e quindi assumevano persone diverse. Chiaramente l'assunzione dipendeva esclusivamente dal proprietario che faceva il bello e il cattivo tempo. Cernitrici, minatori, carrellisti, attraverso il recupero di diverse testimonianze abbiamo cercato di ricostruire ad Arzo alcune di queste professionalità. Siamo qua all'arrivo della teleferica e il tutto ebbe inizio nel 1894, dove un filone di barite fu scoperto, diciamo, quasi per caso. E l'inizio della scoperta della barite ha generato molteplici vantaggi per il paese, per la valle intera, e dando la possibilità di far nascere una serie di nuove mansioni sia per diciamo, prevalentemente maschili ma anche femminili. Diciamo che a livello imprenditoriale nella valle si lavorava esclusivamente in ambito agricolo, con l'avvento appunto del ritrovamento della barite si è iniziato un percorso così professionale molto, molto particolare. Lavori che prima di questi ritrovamenti erano assolutamente improbabili, quali mansioni come teleferista, meccanico specializzato, cernitrici, quindi in particolare il riscatto sociale anche per la figura femminile è stato estremamente molto molto importante. E soprattutto a livello di lavorazioni meccaniche la specializzazione è cresciuta molto, quindi le persone avevano l'opportunità di lavorare appunto nella manutenzione delle teleferiche, nella lavorazione della tornitura per realizzare punte. Mi chiamo Moneghini Salvatore, sono nato a Storo qua e a 16 anni ho dovuto andare in miniera perché mio papà a 39 anni è morto, avevo un fratello e una sorella, allora c'era su un mio zio in miniera e mi ha tirato su lui.
A 16 anni ho fatto 2 anni di miniere. Facevo un po' il minatore assieme agli altri e un po' il carrellista, portavo fuori col vagone la barite. Dopo 2 anni ho cambiato lavoro, mi hanno spostato e mi hanno mandato in teleferica. Lì ho fatto 12 anni in teleferica. Facevo andare una teleferica per portare giù la barite in valle, perché prima c'era una teleferica vecchia che bisognava prendere giù, arrivava, la fermavo io, perché era dominata da me in cima. La fermavo, dovevo cambiare la cassa, prendevo giù le carrucole e le mettevo su dall'altra parte. E poi la caricavo con una tremogia, la caricavo e lì andavo dentro e la lasciavo andare fino a che arrivava altro. C'erano 10 casse che andavano in giù, che tiravano su quelle vuote, perché andava appeso, non c'era motore. Nei primi anni di attività la barite veniva portata a valle attraverso l'uso di carretti piuttosto che animali, quindi con molta fatica anche in virtù del suo peso specifico molto elevato. Successivamente, all'inizio del secolo, è stata utilizzata la prima teleferica, che funzionava con a gravità, quindi i carrelli vuoti venivano trascinati in montagna dai carrelli pieni di barite che scendevano a valle, e solo successivamente, attorno agli anni 60, c'è stato l'automatizzazione, quindi l'utilizzo di corrente elettrica, per semplificare anche un po' il lavoro della gestione dell'intero impianto. L'avvento appunto della scoperta della barite ha evitato un fenomeno abbastanza triste dell'epoca, che era quello dell'emigrazione, creando appunto l'opportunità di diversissimi posti di lavoro e permettendo alle famiglie di rimanere unite senza perdere il capofamiglia, che nella maggior parte dei casi doveva appunto emigrare. E questa è stata una grossa fortuna per tutto l'abitato di Darzo e comunque a livello completo di valle. Mio papà è morto a 39 anni di mal di reni, non c'era la dialisi qua, almeno qua non c'era. È morto, io avevo 16 anni, mio fratello ne aveva 12 e mia sorella ne aveva 3. E lì ho dovuto andare a lavorare, perché la pensione era 12.000 lire al mese che prendeva la mia mamma, 12.000 lire al mese. E allora c'ero su mio zio e mi ha tirato su lui, insomma, in miniera, E lì ho fatto 13 anni, tutti i giorni 10 ore al giorno, dalle 7 a mezzogiorno, dalle 2 alle 7, sempre, estate e inverno. Nel 63, 64, 65 c'era la colonia a Faserno, c'erano su 50 bambini. E tutti gli anni volevano vedere, venivano fuori da Faserno e venivano in Per, la teleferica vecchia ancora, che bisognava prendere giù tutto a mano. E venivano giù a vedere tutti questi ragazzi che guardavano a vedere questa teleferica che andava. E quando c'erano lì, stavano lì un'oretta, dopo andavano via. E un ragazzo si è fermato lì vicino a me e mi guarda, e da storno lo conosco bene, e mi fa... Le parlo da sto. Tio man, giochi sempre così te? Queste signore che sono qua dietro di me sono le cernitrici, un mestiere che era parte principale, della fabbrica, di quando il materiale, il minerale veniva abbassato dalla miniera allo stabilimento. Appena arrivava giù dalla teleferica, il materiale anche grossolano, così come lo vediamo qua, veniva
doveva essere cernito dalle donne. Le donne facevano questo mestiere che era, dovevano scegliere il tipo di minerale dalla categoria extra, super e lo scarto, lo sterile. Lavoravano, è stato il primo lavoro che le donne avevano fuori di casa, quindi per loro era importante avere uno stipendio, per loro era importante poter lavorare e contribuire al lavoro della famiglia. Lavoravano all'esterno, soprattutto i primi anni. Queste signore che vediamo qua hanno lavorato fino a pochissimi anni fa e lavoravano all'esterno con un grembiule, inizialmente, adesso si è attrezzati meglio, grembiule, gli zoccoli al freddo anche in inverno, soprattutto in inverno, molti dicono di aver preso l'artrite, eccetera. Però a loro piaceva, era bello stare insieme, potevano cantare, pregavano. Il lavoro della cernitrice, che appunto ha dato una grossa possibilità di riscatto sociale per la figura femminile, aveva degli aspetti ovviamente positivi ma anche negativi, quindi nel momento in cui per esempio una signora, una ragazza si sposava, nella maggior parte dei casi veniva anche licenziata, quindi in questo senso c'erano anche ancora dei sacrifici rispetto alle condizioni a cui siamo abituati oggi ad affrontare. La cernitrice veniva oltretutto scelta anche in base ai possedimenti che aveva, nel senso che se aveva molte terre da coltivare tendenzialmente non veniva assunta e se ne preferiva un'altra proprio per il tempo che aveva, il tempo maggiore che aveva a disposizione da dedicare a questo prezioso lavoro. Testimonianze, ricostruzioni, immagini molto evocative, ma in buona sostanza questo era quello che accadeva ad Arzo durante il periodo di sfruttamento della barite. E, come dire, l'utilizzo di questo nuovo materiale ha portato in valle dei nuovi modelli, forse diciamo così anche una nuova cultura d'impresa. Certo, sicuramente l'indotto cui accennavo nella parte prima, cioè tutte le persone che si sono formate all'interno delle imprese minerarie, non sono rimaste chiuse e hanno continuato a lavorare solo nell'impresa, hanno portato queste conoscenze fuori, le hanno riversate nelle proprie comunità, andando a creare delle vere e proprie imprese adesso staccate dal reparto minerario. Si parla appunto di indotto economico. Faccio un esempio: il mio nonno e il mio bisnonno hanno creato appunto un'azienda di autotrasporti, appunto iniziando dal trasporto della barite, un'azienda che esiste tuttora. Sicuramente la presenza della miniera ha portato per la Valle del Chiese uno sviluppo appunto economico legato molto all'ambiente dell'artigianato e della piccola industria. Tanti sono gli esempi di industrie meccaniche, l'edilizia, c'è degli esempi, sicuramente bisogna dare atto alle miniere che hanno sviluppato questo sistema. Emanuele, cosa rimane oggi della barite ad Arzo e che cosa state facendo come associazione per evitare che questa storia non sia dimenticata? Ma rimane un grandissimo patrimonio materiale e immateriale. Quello immateriale evidentemente lo stiamo mettendo, come dire, in cassaforte attraverso delle video interviste, attraverso della raccolta di documentazione. Quello materiale si tratta delle gallerie, si tratta di documenti, si tratta di attrezzature e credo, e lo dico penso con, credo che sia oggi il sito minerario di Darzo in Valle del Chiese è credo il più importante dal punto di vista non tanto storico evidentemente, ma dal punto di vista del patrimonio materiale. Ci sono ancora le gallerie, ci sono ancora gli stabilimenti, chiaramente sono di proprietà privata, però c'è ancora tantissima archeologia industriale,
Quindi il nostro obiettivo, da quello che diceva prima Tommaso, sul fatto di è arrivata una ventata nuova di trasformazione culturale dell'approccio al lavoro, noi vorremmo che poi questo patrimonio di tipo storico e culturale, di vissuti, di vite, diventi poi un patrimonio anche di lavoro nuovamente, e quindi un'occasione per le persone, non solo del territorio, ma anche a esterne, per poter rivivere cosa è stata e cosa è stato quello che ha permesso, diciamo, più che altro il benessere di oggi. Quindi quel lavoro, quell'idea che ci fa un po' forse ritornare al significato di tutte le cose che facciamo quotidianamente. Cioè, ciò che abbiamo è dovuto a un significato ben preciso di una storia e di persone che l'hanno costruito. Se perdiamo di vista questo significato, perdiamo di vista, io credo, il senso della nostra vita sostanzialmente. Poi non voglio esagerare, però comunque io credo molto che questo possa essere utile. Nelle visite che noi facciamo, questo raccontiamo, questo portiamo, e questo le persone si portano via e sono molto contente. E credo che vada valorizzato. Senz'altro, perché lo ricordiamo, ad Arzo non si estrae più barite dalla montagna, ma ci sono ancora delle attività legate alla lavorazione sul fondovalle. Questo cambio di paradigma importante che nel corso del secolo scorso ha segnato la storia della popolazione, lo andiamo a vedere, cerchiamo di capire che cosa ha davvero rappresentato questa cultura d'impresa nella comunità di Arzo. La miniera ha significato fabbrica, ha significato operai, ha significato minatori, ha significato cernitrici, però con il passare del tempo ha significato una cosa importantissima: la creazione in una zona tutto sommato ancora a vocazione contadina, la creazione, dicevo, di una cultura imprenditoriale. Piano piano, con il passare dei decenni, si staccano dalla fabbrica operai specializzati che mettono in piedi proprie aziende e quindi creano l'indotto, per cui metalmeccanici, per cui elettricisti, per cui idraulici, che creano l'indotto rispetto alle fabbriche, e si crea quindi un piccolo tessuto imprenditoriale che però è importantissimo, perché diventa la spina dorsale economica della valle. Sono un figlio di un minatore. Mio padre è nato il 13 del 3 1913. A 13 anni lui ha iniziato a lavorare in miniera. La prima miniera era la miniera di Valcornera. Era figlio di contadini, perché in questa zona erano tutti contadini, e andare a lavorare a 13 anni era veramente una cosa molto importante. Mi diceva che entrava praticamente la mattina con il buio, uscivano a mezzogiorno a mangiare e poi ritornavano la sera sempre col buio. Nel passare degli anni si è sposato, ha avuto 5 figli, e per poter sostenere la famiglia, quando aveva la possibilità, faceva anche il sabato e la domenica, che le chiamavano le guardie alla polveriera. Praticamente per 15 giorni non tornava a casa dalla famiglia. L'evento delle tre aziende minerarie è stato molto importante per la nostra zona. Hanno creato
la cultura del lavoro innanzitutto, la cultura della meccanica e la cultura dei trasporti. Credo che questa zona sia una zona del Trentino con una mentalità, soprattutto negli anni 60-70, nella mentalità lombarda. Lombarda perché quelli che hanno portato le aziende qua erano lombardi, ma proprio perché sono riusciti a portare una cultura diversa da quello che nelle nostre valli eravamo abituati a vedere. Allora, qui alle mie spalle abbiamo lo stabilimento della Maffei, uno stabilimento che è stato chiuso nel 2009. Nel 2009 praticamente c'è stato un cambio di proprietà e la dismissione dello stabilimento. È chiaro che il territorio ha perso un simbolo del miniere importante, perché bisogna, cioè, i nostri paesi, soprattutto Darzo, ma anche i paesi limitrofi, hanno avuto anche dei benefici dal lavoro che ha creato la galleria. Le gallerie, soprattutto le gallerie e la lavorazione della barite e del fespato. In questo momento di crisi forse si pensava di andare a recuperare con altre attività, perché in effetti le tre stabilimenti hanno portato molti indotti sulla meccanica, ma anche la meccanica ha avuto un grande cambiamento, diciamo, dato dalla crisi. Purtroppo il momento sarà sempre più difficile, e credo che la capacità del nostro territorio sarà quella di evolversi molto in fretta per poter superare questo momento strano di mentalità anche, diciamo, industriale e artigianale, ma soprattutto un cambio culturale per fare aggregazione su quello che il territorio riesce a darci. Narciso Marini ci ha portato un'esperienza diretta di un imprenditore ancora oggi impegnato sul territorio nei pressi di Darzo. Come si vede bene, attività estrattive significano un significato in Trentino, cambiamenti di paesaggi ambientali ma anche di paesaggi culturali. Su questo ci salutiamo, ringraziamo i nostri ospiti in studio, Emanuele Armani, presidente dell'associazione La Miniera di Darzo, e Tommaso Beltrami, socio dell'associazione La Miniera. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.